Ogni mercoledì alle 9.30 circa, cari amici, in diretta con voi, diamo uno sguardo alla storia, alla vita, attraverso testimoni e coloro che lo hanno conosciuto, di Fra Daniele da Natale, una delle più belle figure di Frate Minore Cappuccino, ovvero questo è il nostro titolo, il titolo che abbiamo dato a questa nostra rubrica, che è il titolo anche di questo testo, che è di Gennaro Prezioso, Fra Daniele Natale, una delle più belle figure di Frate Minore Cappuccino, delle edizioni Padre Pio da Pietrelcina. Beh, anche quest'oggi vogliamo accompagnare questo passaggio della nostra trasmissione attraverso la sua voce, proprio perché all'interno di questo testo c'è proprio Gennaro che nella sua ultima fatica ha reso quindi vivo, incalzante, commovente e straordinariamente ricco di episodi questo testo, episodi, avvenimenti che fanno emergere sempre in maniera più netta quella che è la figura di questo straordinario Frate Minore Cappuccino. E beh, noi dobbiamo anche ringraziare, cari amici, il nostro amico Mimmo Borrelli, che ci ha donato una serie di filmati, quasi 2 ore e mezzo di girato, ecco, che è tanto, tanti piccoli aneddoti ed episodi, da cui prima fra Remigio Fiore, poi Giovanni Scarale, poi ancora anche lo stesso padre Pio Capuano, hanno ripreso, e poi anche attraverso Gennaro Prezioso, hanno ripreso per andare a stilare, ecco, una serie di episodi e di racconti, perché proprio tutto parte di là, da questi filmati, da questi racconti. E noi quest'oggi, e lo faremo anche nelle prossime settimane, vogliamo raccontarvi fra Daniele attraverso la sua voce. È proprio lui che si racconta, ecco, ci racconta quest'oggi come è nata la sua vocazione, come è entrato in convento e allo stesso tempo anche questo bellissimo incontro con Padre Pio da Pietrelcina. Lo fa proprio da casa sua, attraverso questi filmati che girò insieme a Domenico Borrelli, pensate, nel settembre del 1992. Amico del Gargano, ecco, io devo partire il giorno 6 di giugno, in quell'anno santo, 1933. Il 4 di giugno era la Pentecoste. Io con mia sorella e con la nipote di Padre Anselmo, Antonietta, andammo alla Santa Messa, al convento, allora si andava a piedi. Andammo alla Santa Messa, se non che proprio quella mattina, io a nessuna parte l'ho trovato scritto, quella mattina della Pentecoste del 33, Padre Pio scese a fare il diacono, non a celebrare la messa per conto suo, ma a fare il diacono. Il padre superiore era padre, come si chiama, Raffaele Santelli Pianisi. Padre Pio faceva da diacono, e da su diacono un altro sacerdote, mi sembra di ricordarmi che fosse il padre Geremia da Pratola Serra. Dunque, quando siamo entrati in sacrestia e abbiamo visto il Padre Pio, cominciata da questa Antonietta, nipote di padre Anselmo, e mia sorella, ed io, c'è il padre, ci siamo commossi di una maniera che era stata una scoperta per noi, che il Padre Pio era sceso per la prima volta, dopo della segregazione, il giorno della Pentecoste, per fare il diacono. Poi dopo di qualche, non so, da una ventina di giorni, ebbe dopo la cosa di celebrare direttamente lui la Santa Messa e a confessare di nuovo in chiesa. Portammo prima il Padre Superiore, dando gli auguri e cose, poi dopo facciamo la mano al Padre Pio. E già avevo suonato il campanello per la Santa Messa. E Padre Pio, quando sono arrivato io che l'ho baciata la mano, allora Padre Pio che fa? Con la mano mi portò, si portò alla mia fronte, mi benedisse e dice: mio figlio mio, auguri. Questa è stata, ecco, la prima volta
che il padre Pio, prima di partire per essere religioso, mi benedisse e mi diede gli auguri. E questo era il giorno della Pentecoste del 1933, anno santo, giorno 6 di giugno del 1933. Ecco, io partii per Vico Gargano con due carrettieri. Ecco, lungo la via, e cominciarono a parlare, io stavo più dietro, loro si erano messi avanti, penso loro, con le gambe al carretto, e cominciarono a parlare delle cose loro. Poi dopo uscirono in un discorso così non edificabile, e non edificante, perché dopo cosa è successo? Sentite, queste parlavano delle cose non tanto pulite, eccetera, di donne, eccetera, eccetera, tanto che io mi sono sentito, ma l'ho detto, ma non mi vergognate, con un ragazzo appena di 14 anni e voi parlate di queste cose oscene, eccetera, ma come? E niente di meno. E poi sapete che io vado per farmi frate. Ecco, uno di questi dice, ah, comincia subito questo qua a fare le prediche. Ed è bella l'espressione di Fra Daniele Natale. Ecco, in questi filmati avete visto in sovrimpressione 1992 insieme a Domenico, che girò attraverso la sua videocamera amatoriale questi piccoli aneddoti, questi piccoli racconti, quasi sullo stile dei fioretti di San Francesco d'Assisi. Io volevo ricordare a tutti voi che c'è un sito internet, amicidifradaniele.it, dove l'amico Borrelli, insieme ad un gruppo così nato spontaneamente di amici di Cerignola, dove Fra Daniele è stato gli ultimi anni della sua vita, lì tanti sono stati anche gli amici che sono venuti qui nei nostri studi nell'andare a raccontare e a condividere tutti i racconti, ma soprattutto, ecco, il grande stile della preghiera, su cui si univano tanti amici di Fra Daniele Natale. Beh, noi quest'oggi vogliamo raccontarvi, come ha fatto in questo istante proprio fra Daniele, ecco, Michelino, al secolo Michele Natale, nacque qui a San Giovanni Rotondo, e ci ha raccontato, spesso siamo stati anche a casa sua, tra via Cincinnato e ecco, i due e via Cairoli, dove affaccia la casa natale, quell'11 marzo del 1919, quando nacque il futuro Daniele, da Berardino e da Angela Maria De Bonis, in via Cincinnato. Quindi dobbiamo fare anche una piccola modifica al testo, non è via Cairoli, ma nacque in via Cincinnato, come ci ha proprio detto la nipote Nunzia, che salutiamo caramente. E poi ancora, attraverso queste belle immagini che stiamo vedendo, tutte legate al rapporto che aveva, ecco, lo vediamo anche in questo filmato, proprio alle spalle di San Pio, al grande rapporto che aveva con Padre Pio, il suo padre spirituale, come spesso ricordava e lo ha ricordato in questi filmati, e lo ricorderà ancora attraverso la sua voce, e lo ascolteremo insieme. Noi vogliamo proprio ascoltare, ecco, attraverso questi filmati amatoriali di Domenico Borrelli, come è nata la sua vocazione. Lui ci dirà proprio, io non sapevo neanche dell'esistenza di questo termine, non sapevo cosa significasse, ecco, vocazione. E quindi ascoltiamo. Entrato in religione che avevo 14 anni e pochi mesi, sono stato, ecco perché io sono nato nel 1919, il 12 di marzo. E quando è stato il 6 di giugno del 33, io lasciai a casa, perché ero stato chiamato con una vera chiamata: figlio mio, seguimi, entri nell'ordine successivo di San Francesco, nell'ordine dei Cappuccini. E come faccio? Devo lasciare mamma. Ho detto, quella notte, bella, veramente meravigliosa, era la notte dal 12 al 13 maggio, mi ricordo, quella notte. Perché mentre io
aveva sentito questa voce in me. I miei genitori hanno sentito un'altra voce, non ostacolata la vocazione di questa ragazza, altrimenti sarete puniti. Quello poverino non sapeva neanche che significava la parola vocazione. Tanto che mio padre andò subito dalla superiore dei Cappuccini al convento e mamma andò a trovare un certo Don Salvatore, che era un compare di famiglia ed era uno di quei preti che volevano bene fatti più di quei tempi, perché quei tempi, se ben ricordate, dell'età, dell'era, ecco, nel 33, del giugno ancora, del 3, maggio e giugno del 33, Padre Pio era ancora segregato. Dunque, ecco quanto dice, e seguimi. Nell'ordine di San Francesco dei Padri Cappuccini, dico, e dopo non può, tempo che io mi dico, ma come, devo lasciare mamma? Dice, non lo lasci la mamma, ti do ancora la mamma mia, mamma tua, che è anche mamma della tua mamma. E chiedi qualsiasi cosa che vuoi a lei, non ricorre agli uomini, altrimenti rimarrei deluso. E così è capitato qualche volta che sono rivolto agli uomini, sono rimasto deluso. Ma quando io ricorreva con filiale affetto a questa dolce mammina, sempre, 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 non soltanto mi ascoltava e mi ascolta, ma ancora che mi otteneva quella di più di quello che io chiedevo. E da allora per me la Madonna è stata la mamma, 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 era quella con la lettera maiuscola. Belle le parole di Fra Daniele, la mamma con la lettera maiuscola, la sua vera mamma, quando parlava appunto in questo caso della Madonna. Ebbene, intanto andando a dare uno sguardo anche su questo testo che vediamo, che amici potete anche chiedere informazioni al nostro centralino per come fare per ottenere questo testo delle edizioni Padre Pio da Pietrelcina, Fra Daniele Natale, una delle più belle figure di Frate Cappuccino. Noi stiamo un po' ripercorrendo la sua vita e anche attraverso questi filmati vi ritroverete con le parole all'interno del testo di Gennaro Prezioso, con le stesse parole di Fra Daniele. E, nel suo racconto, nel suo ingresso, ecco, al convento, abbiamo ascoltato questo episodio particolare quando stava andando verso il convento di Vico del Gargano, accompagnato da questi due signori pastori che lo accompagnarono e quasi subito a dettare il suo spirito francescano molto umile. Noi vogliamo continuare ad ascoltare proprio un ultimo passaggio che quest'oggi ci lega al suo ingresso al convento, proprio nel convento di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, si trova proprio quasi sulla montagna che guarda tutto il mare e in particolare uno splendido paesaggio, ed è uno dei conventi della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio. Ascoltiamo. Arrivammo a Vico del Gargano, dove ci stava già facendo la funzione della tredicina di Sant'Antonio. Io mi sono sentita di come trovarmi in paradiso, con quei canti, poi dopo, sentite che eravamo andati in coro, con quei canti, poi dopo la chiesa tutta illuminata, con Gesù sacramentato esposto sull'altare. E tanto che quando mi sono inginocchiato e commosso di Gesù sacramentato all'altare, della Madonna che stava quel quadro meraviglioso, che mi sembrava che, non so, che apparteneva a me già, perché la Madonna guardava un ragazzo giù col bambino, un angelo, non so, un angelo, un uomo che presenta questo ragazzo, San Francesco all'altra parte con le braccia così, che quando sembrava che mi dicesse che fossi quel ragazzo.
tanto che sembrava che San Francesco dicesse vicino alla Madonna: ecco, l'ho portato, adesso mamma, pensaci tu. Ed è stata questa una cosa meravigliosa di cui io mi sa piangere di commozione, ma a piangere nel silenzio, nella cosa, da non farmene accorgere con gli altri, perché mi era inginocchiato in coro, mi era messo così. Guardavo l'altare col Santissimo, poi dopo la Madonna di quella tale maniera con San Francesco, eccetera, tutta questa bella scena di questo quadro meraviglioso. Ecco, mi sono stata piangere nel silenzio, ma di commozione. Tanto che quando è venuto il cognato del padre Anselmo a dire: bene, Michelino, vieni a salutare il superiore, e mi ha visto piangendo. Ma visto con gli occhi, insomma, pieni di lacrime e cose, no? Che non è che piangevo con cose, no? Ecco, dice, ma come? Non lo potevi dire, ma infatti l'ho portato qua, che, ma perché non ci vuoi stare? Ma perché quella? Ma no, tutt'altro, come tutt'altro che tu stai piangendo? E quello poverino, certo, non poteva capire quello che capitava in me, in quello che dopo gli faceva pure, ho detto vicino a Gesù, Gesù. Ma proprio a me mi hai chiamato, ma perché? Chi sono io? Se ci stavo uno dei ribelli in mezzo ai miei compagni, in mezzo ai miei fratelli, era proprio io, non un ribello più attivo, più coso. Mi hai detto che ci pensava la mamma, mamma, guardando quel quadro, mamma. Vedi che proprio la voce del tuo figlio mi ha detto che sarai tu la mia mamma da oggi in poi. Io mi metto nelle tue braccia come sta Gesù. Ecco, fai conto che San Francesco mi presenta, fai conto che quell'altro sarà il mio angelo custode che mi presenta a voi. Accettatemi, prendetemi come sono, ma fammi come tutti voi. Questa è stata la meraviglia del mio primo incontro nel convento, nel coro, mentre si cantava, ci stava Gesù Sacramento disposto, eccetera. E quei sentimenti di un povero ragazzo di 14 anni, pochi mesi, di cui ho detto al mondo, la data al mondo proprio all'addio, sarà tutto tu. Perciò da oggi in poi, per qualsiasi cosa, se non mi porto bene, dirmi negli orecchi, e per qualsiasi cosa guidami, difendimi, eccetera. Questo è stato il primo ingresso, ecco, nel sacro primo ingresso nel Sacro Convento, come dice Fra Daniele Natale. Bene, noi chiudiamo qui il nostro appuntamento, mercoledì prossimo alla stessa ora sarà sempre lui a raccontarci un po' la sua storia, la sua vita.